Siena lì, anche perché c'era la fine sotto quest'anno, è come se ci fosse, anzi, è tutto merito suo, che poi ci studiamo tra di noi, tutto il consiglio comunale, le responsabilità. Questo mi fa piacere, faccio allora i complimenti all'assessore Marino. C'è l'assessore che mi ha chiesto. Dunque io non ringrazio solo il consigliere Polizio, ma
al famoso fare il finto, e mi auguro che dopo questa convergenza su una questione così delicata, che ha messo a prova i cittadini, possa essere allargata anche su altre questioni che non riguardano solo il fare il finto, ma bensì anche altre cose. Ricordo che nel 2009, quando si cominciano i primi marchi, sono stato uno dei pochi che in Guardia Civile Recatoria ha posto circa 2200 firme perché chiedeva un ampliamento del cimitero. Perché magari voi tutti ricorderete che è stato un periodo molto triste per la città Recatoria, dove i defunti venivano portati con un unico mezzo. E ancora oggi venivano portati verso Villa Eterna, per fortuna, e rappresentava veramente un danno morale e materiale per parecchie persone, soprattutto per gli anziani, perché avevano difficoltà per raggiungere i loro cari, per poi dover pagare oneri esorbitanti per poter farli rientrare. E quindi si è quella battaglia, ma purtroppo non è lì la forza, le capacità, la fortuna, la forza e il sostegno di chi all'epoca si amministrava, anche se io ero parte integrante della maggioranza, per cercare veramente un ampliamento che potesse dare al comune di Cazzone, essendo il cimitero consortile eccetera, magari una struttura più moderna. Comunque ringrazio il consigliere e l'assessore Marino e speriamo effettivamente di fare quadrato intorno a quelli che sono i veri problemi della nostra comunità. Grazie. Dopo la parola al consigliere per il consigliere. All'assessore Marino da parte di Italia dei Valori, ma penso che sia un ringraziamento da parte di tutta la città di Cazzone all'assessore. Ricordiamo l'assessore coraggioso, io perché veramente ha avuto un grande coraggio a denunciare, a fare una lettera che tutti quanti conosciamo. È stato mirato, preciso su tutte le cose che ha detto. Non mi è mancata una bella lettera dove io ho condiviso un minuto dopo che l'ho ricevuta e l'ho letta, ho condiviso in pieno tutto quello che diceva e ho dato la mia solidarietà, non soltanto adesso a nome di tutto il partito, ma anche la mia personale e quella di tutta la mia comunità. Parlo di comunità perché mi sono fermato alla parola comunità, proprio perché è importante denunciare certe cose, ma è anche importante capire come poter andare avanti. Noi proprio nel parco di Pini, dove ha menzionato la lettera fortemente scritta dall'assessore Marino, abbiamo per volere una parrocchia che si chiama Chiesa dell'Immacolata, dove noi lì facciamo veramente prevenzione, o facevamo prevenzione, perché in tutto quello che c'era di nero in questo parco di Pini, l'unica cosa, l'unico punto di luce che c'era era l'oratorio di questa parrocchia, che purtroppo per motivi che tutti quanti conosciamo, anche perché non è stato presente, non soltanto io, ma insieme ad altri consiglieri, i problemi che abbiamo nell'oratorio. Problemi di dissestamento del pavimento, delle pareti, stiamo parlando di una situazione del 2004 ad oggi, siamo veri con i ragazzi in quella parrocchia dal 2004 ad oggi, sono passati tantissimi anni, dove i bambini dell'epoca che io incontravo per strada, mi chiamavano per salutarmi, oggi si fanno da solo perché non hanno il coraggio di farsi vedere. Perché giustamente nel senso che il buon ambiente è quello, quindi vivono in un ambiente particolare, e certo che noi sono però io so che il presidente è meglio di un'altra. Cerchiamo di dare una mano non soltanto a Mariano Marino, ma anche a tutta la nostra comunità. Grazie. Con l'assessore Marino.
state sole. Sinceramente sono concorde con quello che ha detto Poluccio, perché ci fa il consiglio comunale sbagliato nella maniera migliore. Andiamo a casa un po' più sereni e sicuri di aver fatto alla fine qualcosa di buono per un collega comunque assessore che meritava questo atto di solidarietà già dalla regione. Non sono però concorde con un altro punto, sono sempre un giorno per una ragione valida. A saperlo avrei chiesto l'inversione del campo, perché avrei voluto che questo assessore coraggioso, questo assessore operato, questo assessore umile, che sta sempre lì a macinare lavoro, potesse meritare una platea più ricca. Che tutto il popolo di Cattolica prendendo oggi potesse sapere di questa nostra solidarietà e di quello che lui ha fatto con quell'altro ultimamente. Ci stanno i giornali, prende la parte, ci sta il vice politico, nel frattempo lui vi rende conto della nostra solidarietà. Grazie, Antonio. Se non ci sono altri interventi, allora c'è il consigliere di tutti cercare con Flash. Alla fine io forse l'unico momento che ho avuto, piccolo,
Ma dove ti buttare? Tanto lui non è fatto quello. Perché questa è poca cosa che riguarda tutti i mattoni. La mamma che è un amico del 18esimo comincia ad avere un problema. Fa parte del mio caso, ma ho la cattiva fiducia di un senso di dovere con Padre. E mi sembra una cosa che devo portarla in fondo e devo portarla in fondo con me. Grazie, grazie. Thank you.